Sono Marco Ditri, oggi voglio parlare di Internet of Things. Cos'è? Quali risvolti, soprattutto economici e pratici, ha per chi compra cose di Internet e qualche cosa collegata? Internet of Things è una definizione molto generica. Anche ciascuno ha la propria. Io ho scelto questa. Si tratta di comunicazioni massive, machine to machine, cioè oggetti che hanno dei sensori che acquisiscono delle caratteristiche dell'ambiente, può essere la temperatura, quanto gas è passato nel tubo, chi è passato vicino con addosso un tag NFC, oppure degli attuatori. Accendo il condizionatore, apro la porta di casa, qualcosa che modifica lo stato dell'ambiente. Questi oggetti hanno della connettività che li rende accessibili in qualche modo tramite internet ai loro proprietari o a una entità terza o a tutto il mondo se non sono costruiti molto bene. Da queste premesse, in teoria, si dovrebbe costruire un business model che permetta di guadagnarci. Internet of Things non è una internet speciale, è quel pezzo di internet che serve, che non che serve, che è utilizzato per gestire le comunicazioni tra oggetti invece che tra oggetti e persone. Esistono dispositivi Internet of Things anche che interagiscono con degli umani. Per esempio, Amazon Dash è un piccolo pulsante che si può comprare per qualche euro, te lo metti in casa e quando schiacci ti ordina uno specifico prodotto su Amazon. Il suo scopo principale è. Questo oggetto ha diciamo un'interfaccia utente con cui il pubblico, le persone ci interagiscono, però il suo scopo principale è parlare con Amazon per fare qualcosa. Un altro oggetto che rientra nell'Internet of Things in qualche modo è un cellulare. Più o meno tutti abbiamo un cellulare. Di per sé, perché è la sua ragione di essere, ha della connettività, è in internet e ha tutta una serie di sensori, audio, video banalmente, però sa il cellulare, sa dove sei in quel momento, sa come ti stai spostando, sa in che posizione è rispetto a te e all'ambiente, magari interagisce via NFC con degli altri oggetti più o meno smart. Magari meno smart, via NFC dicono semplicemente chi sono. Se sono più smart, possono dare delle informazioni più complesse, possono stabilire un dialogo, che potrebbe essere anche uno scambio di denaro, per esempio. Un oggetto di questo genere permette il life logging, che è la registrazione delle proprie attività. Tutto quello che faccio viene registrato. E poi comodamente me lo rivedo. Se avete vi visto Black Mirror sapete di cosa parlo, se non l'avete visto rimediate perché nella nostra comunità diciamo che tratta temi estremamente importanti. È interessante notare che il cellulare lo compra chi produce i dati, però non chi li analizza. Se il mio cellulare invece che farmi il mio bel video, registrazione, eccetera, che mi tengo da parte e mi guardo con calma, genera tutta una serie di dati, per esempio dove sono in questo momento, chi mi è passato vicino, e li carica nel cloud a beneficio di un qualche servizio, magari posseduto, gestito da chi mi ha venduto il cellulare. In questo caso, i miei dati sono generati da me da un oggetto che ho pagato, però vanno a finire nei sistemi di qualcun altro con cui avrò un qualche genere di contratto, che però è tutto da vedere quanto sia a mio favore di questi dati, poi che controllo avrò.
Questi dati, una volta che escono dalla mia disponibilità, ovviamente sono accessibili a qualsiasi azione giudiziaria o anche extragiudiziaria da parte di uno Stato nazionale, quindi si torna sul tema popolare in questi anni della sorveglianza di massa. Finché i dati generati dalle mie cose Internet of Things, che non è necessariamente il cellulare, il termostato di casa mia sa quando sono in casa. Se lo dice a Google, Google sa quando sono in casa. Se il governo degli Stati Uniti chiede a Google quando sono in casa, il governo degli Stati Uniti deve dirglielo e il governo degli Stati Uniti mi può bombardare con un drone, per esempio. IoT a tutti i costi. Negli ultimi anni c'è tante persone, tante aziende hanno provato a vendere oggetti IoT di tutti i generi. Un po' oltre quello che è il buon senso, suggerirebbe, un po' oltre quelle che sono le effettive, diciamo, richieste dei consumatori. Ora, se siamo qui, diciamo che a tanti di noi piacciono certamente i gadget tecnologici. Detto questo, se la mia lavatrice parla Wi-Fi, e questa non è una questione ipotetica, le lavatrici di fascia alta della Samsung parlano Wi-Fi, che me ne faccio? A che serve? Mi avvisa quando ha finito il lavaggio? Ok, e poi? Se il mio tostapane parla Wi-Fi, come? Giusto. Se il mio tostapane parla Wi-Fi, in quale modo migliora la qualità della mia vita? Se le lampadine di casa mia parlano Wi-Fi o un qualche altro protocollo poi intermediato da un oggetto che parla Wi-Fi, quale problema ho risolto? Se posso accendere le lampadine con il cellulare, cosa ci ho guadagnato? Sicuramente so cosa ci ho perso. Ci sono in questa catena un mucchio di oggetti e servizi che si possono rompere e impedirmi di accendere le luci del soggiorno. Per cui, secondo me, è importante chiedersi davanti a un oggetto Internet of Things, quali vantaggi mi porta? Quali vantaggi porta chi me lo vende? Chi è il vero cliente di chi me lo vende? Sono io il suo cliente oppure il suo cliente è chi compra i miei dati più o meno aggregati? Per cui io che compro una lampadina Wi-Fi, un termostato Wi-Fi, una lavatrice Wi-Fi, sono il cliente oppure sono il prodotto? Nonostante abbia pagato per portarmi a casa un oggetto concreto. Sempre online, il bello e il problema di questi oggetti è che sono parte di internet. In questo modo avete la possibilità di avere nella vostra vita quotidiana tutti i fastidi e le cose che odiate di internet, la pubblicità pervasiva. Per esempio, c'è un televisore di un produttore piuttosto noto che dopo un po' che è stato messo in vendita, ha iniziato a proporre delle pubblicità nella schermata iniziale. I vostri dati generati da questi apparecchi possono essere venduti a terzi. Una volta che sono venduti a terzi, entra, in gioco il problema della sorveglianza di massa. Questi terzi possono essere obbligati. A volte lo fanno semplicemente volentieri per denaro, però possono anche essere obbligati a cedere questi dati a qualcuno a cui voi non vorreste. I problemi di sicurezza, di intrusione tipici di internet. Qualsiasi oggetto che è in internet è costantemente sotto attacco da persone che generalmente lo fanno di mestiere e sono molto motivate a sfondare il vostro oggetto, che sia il cellulare, il PC o la lavatrice, per guadagnarci in qualche modo. E a differenza di Facebook, che vi fornisce della pubblicità in cambio dei vostri dati e delle foto dei vostri gatti, queste cose voi le pagate. Almeno con i servizi online tradizionali c'è un po' questo do ut des. Io vi regalo
tutta la storia della mia vita, o quantomeno tutta la storia della mia vita che mi va di pubblicare, se sono una persona un pochino consapevole, e voi in cambio mi regalate una piattaforma che mi permette di vedere le foto dei gatti dei miei amici. Per decentralizzare questi oggetti, però, ci sono in questo momento dei limiti tecnologici oggettivi. Se la mia lavatrice parla wifi, ho una normale connessione ad internet. Presumibilmente, anzi in Italia certamente, con ottima approssimazione, avrò a casa mia un indirizzo IPv4, probabilmente dinamico, che cambia a seconda di come gira il mio fornitore di connettività. Se ho più di un dispositivo IP in casa mia, dovrò avere più di un IP da assegnargli. Gioco forza, è necessario un NAT, che però ha l'effetto imprescindibile di rompere la connettività end-to-end. L'oggetto, la lavatrice che ho in casa, il condizionatore che ho in casa, non possono essere raggiunti dall'esterno se non quando sono loro a collegarsi a un qualche oggetto esterno alla mia rete domestica che farà da punto di incontro tra cosa mi sta in casa e le altre cose che vogliono parlare con lui, che potrebbero essere il mio cellulare, il browser del mio PC o il servizio cloud del fornitore, di chi ha prodotto l'oggetto, che vuole accedere a queste informazioni per fornirmi un servizio di qualche genere. Una soluzione di questo genere ha l'ovvio svantaggio che introduce un single point of failure. Se si rompe questo servizio online, e tutti i servizi online si rompono prima o poi, c'è poco da fare, non potrò più collegarmi alla lavatrice di casa per fare cose. Se c'è un oggetto fuori da casa mia che riceve i miei dati, questi dati saranno usciti dal mio controllo e saranno accessibili ad altri. Se c'è un oggetto fuori da casa mia che media le interazioni con gli oggetti di internet che ho in casa, se non è organizzato molto molto bene, significa che chi controlla questo oggetto esterno, chi ci accede, eventualmente senza il mio permesso, senza il permesso di chi gestisce il servizio, può controllare la lavatrice di casa mia. Non so bene a che scopo, però sono sicuro che ci sono dei signori in Russia e in Ucraina che ci stanno già studiando e troveranno un business model anche su questo. La soluzione per evitare i NAT è una, è ben collaudata a questo punto, è IPv6. Se ne parlerà in un altro talk oggi. Un altro beneficio di IPv6 è che mi permette di avere in modo molto facile più di una rete logica in casa, perché se il vostro provider è appena appena decente, non vi fornirà una rete IPv6, ve ne fornirà un certo numero, per stare bassi 256 reti IPv6, che diciamo sono più che sufficienti per qualsiasi abitazione normale. In questo modo, con un router, access point, modem domestico, un minimo intelligente, che non è fantascienza, esistono già dispositivi di questo genere, può gestire più LAN nella mia casa, LAN anche wifi ovviamente, con diversi livelli di sicurezza, firewall tra una e l'altra, per segregare i dispositivi di cui non mi fido, che dovrebbero essere tutti quelli di cui non ho accesso ai sorgenti. E eventualmente che parlano, che sono controllabili da terze parti esterne. Come decentralizzare? Una volta che abbiamo ristabilito la connettività end-to-end, in ogni caso questo non risolve completamente il problema. Dovrei avere in genere i dispositivi Internet of Things, per quanto intelligenti che siano, hanno capacità di calcolo piuttosto limitate. Magari parlano Wi-Fi, però hanno pochi kilobyte di RAM, processori molto lenti che possono ricevere comandi per fare cose, inviare informazioni, ma non mi possono fornire, per esempio, un'applicazione moderna accessibile tramite il mio browser. Generalmente serve qualche oggetto che intermedi.
Esistono delle cose del genere, sia Amazon con ICO che Google con OnHub, ma molto recentemente hanno provato a lanciare servizi di questo genere, che hanno lo scopo di aggregare quelli che sono gli oggetti Internet of Things in casa mia e quindi fornire dei modi per controllarli, coordinarli anche. Pensiamo banalmente a una situazione di smart power grid, in cui io ho degli elettrodomestici che si coordinano con il distributore di energia elettrica della mia città per decidere, magari la lavatrice parte tra una mezz'ora perché in questo momento c'è un picco di carico, in cambio paghi un epsilon di meno la corrente che consumerai. Problema. Due problemi. Intanto non esistono dei protocolli standard, per cui ciascun produttore di lampadine Internet of Things piuttosto che di tostapane adotterà un proprio protocollo che non interagisce con gli hub degli altri. Poi, fino ad ora, chi ha iniziato a vendere oggetti di questo genere è un grande fornitore di servizi cloud. Amazon e Google non ce ne sono di più grandi, per cui loro non hanno effettivamente un interesse alla decentralizzazione. La decentralizzazione, cioè la centralizzazione, non è indispensabile per molte cose. Per accendere la mia lampadina non ho bisogno di un servizio cloud che analizzi quando l'accendo e mi faccia dei grafici o che cosa. Sono tutte cose che possono essere fatte tranquillamente dentro casa mia, però fornirlo tramite un servizio cloud permette di creare un walled garden che mi vincola, mi lega a questo produttore. D'altra parte, avere dei servizi cloud che aggregano dei dati permette di creare delle nuove basi di dati che possono fornire nuove informazioni che prima non erano disponibili, permetterci di scoprire nuove cose su di noi, sulla società in generale, permettere di creare dei nuovi servizi e modelli di business che prima non esistevano e non erano possibili per limiti tecnologici. Problema collegato alla centralizzazione. Quando compro un oggetto, un frigorifero, una padella, questo continuerà a funzionare anche dopo che il produttore avrà smesso di venderlo. Ce l'ho in casa, lo attacco alla corrente, funziona fantastico. Se non ci sarà più assistenza tecnica per la mia lavatrice, sicuramente esisteranno nella mia città degli artigiani che saranno in grado di ripararla finché questo avrà economicamente senso, anche molti anni dopo che il produttore avrà smesso, di produrla e di venderla. Un oggetto di internet però perde tutte o parte delle funzioni quando, attenzione, non se. Quando il servizio cloud tramite cui si gestisce non funziona o perché è temporaneamente rotto o perché il produttore smette di gestirlo, perché questa cosa ha un costo. Io compro una lampadina Internet of Things per 15 euro e una lampadina LED ragionevolmente mi durerà un 15 anni su. Chi me l'ha venduta però, ormai me l'ha venduta, non si aspetta altri soldi da me e non ha un particolare incentivo se non quello semplicemente di mantenere l'immagine di un'azienda che non ti frega per continuare a supportare i servizi online che mi permettono di accendere e spegnere questa lampadina. Qui c'è un chiaro problema economico di incentivi che in qualche modo dovrebbe essere risolto o decentralizzando o trovando un modo per cui questi servizi online siano sostenibili economicamente. Fino ad ora l'unico modo che conosciamo è che questi servizi online rivendano i miei dati a qualcuno. E non si tratta di questioni ipotetiche, per esempio, RevolvHub è un sistema domestico di orchestrazione, centralizzazione di servizi, eccetera, prodotto da un'azienda che è stata acquistata da Nest di Google, Alphabet, l'anno scorso. Dopodiché, Google ha deciso che
non voleva più, non aveva più un interesse a supportare questo prodotto. Un paio di mesi fa ha spento i server che lo gestiscono. Chi ha comprato questo oggetto ora si trova un fermacarte di design in casa. È totalmente inutile, non ha possibilità di modificarlo per utilizzare un servizio terzo perché non contiene software libero, non è documentato, le sue API non sono documentate. Quindi, modelli commerciali, se io compro una cosa, me la porto a casa. E funziona finché non si rompe, finché se si rompe continuo a farla riparare, finché non decido magari che non è più energeticamente efficiente rispetto a un prodotto moderno e allora la butto via. Se compro una cosa di internet ho due possibilità. Compro l'oggetto e questo parla con un servizio cloud che continuerò ad avere gratis finché il fornitore, il produttore dell'oggetto vorrà supportarlo. In alternativa, compro un servizio cloud che mi fa avere gratis o a prezzo politico un qualche oggetto che lo sfrutta, quindi pagherò un canone ricorrente per questo servizio cloud e avrò in casa un qualche oggetto che lo usa. Torniamo ad Amazon Dash. In realtà ho comprato Prime di Amazon, ho comprato farmi portare a casa cose da Amazon e Amazon per incoraggiarmi a comprare cose con il minimo attrito possibile mi dà per un costo irrisorio un pulsante che lo schiaccio e domani mi arriva a casa la sabbia per il gatto o quello che ho voluto comprare o il detersivo, eccetera. Bisognerebbe trovare un qualche modello che permetta a chi vende oggetti Internet of Things di sostenere i servizi cloud. D'altra parte è un po' complicato convincere i consumatori che se comprano un frigorifero Internet of Things, per tutta la vita dell'oggetto dovranno pagare qualcosa perché continua a funzionare. Non ci sono abituati. È giusto, è sbagliato, è una questione che dovrà essere dibattuta a livello sociale, a livello di persone che si occupano di marketing, di vendite. Certamente non è una questione per cui ho una risposta da darvi oggi. Un problema correlato, estremamente importante. Ho comprato un frigorifero, voglio modificarlo perché faccia più freddo, più caldo, si accende in un certo modo, abbia le luci stroboscopiche all'interno, è mio, ci faccio quello che mi pare. Ho comprato un'automobile, voglio metterci la marmitta speciale che mi fa le pernacchie, è mia, finché omologata e lo Stato non mi dice niente, posso farlo liberamente. Problema. Eventualmente avrò dei problemi di garanzia assistenza con chi me l'ha venduta, se la porta a riparare a lui. Se la porto in un'officina indipendente, mi potranno riparare questo oggetto anche se l'ho modificato. Sono questioni tra me e il mio meccanico. Se questo oggetto però dentro ha un software, che è un software proprietario, io non ho comprato questo software, al massimo acquistato una licenza per l'uso di questo software, ma tipicamente di questo software non ho i sorgenti, per cui non so come funziona, non ho il diritto di studiarlo e di modificarlo, che per un software è una limitazione piuttosto grande, perché magari questo software ha dei bug che io vorrei risolvere prima che lo faccia il produttore, sempre che voglia farlo. Magari io voglio che questo software abbia l'interfaccia blu invece che gialla e il produttore non ha interesse a fare questa modifica perché solo io voglio l'interfaccia blu. Se fosse software libero lo potrei fare facilmente, potrei pagare qualcuno che lo faccia per me. Non è software libero? In Europa siamo un pochino avvantaggiati perché esistono delle leggi che ci permettono di fare reverse engineering del software per questi scopi. Negli Stati Uniti invece esiste il DMCA e in altri paesi purtroppo altre leggi simili che mi vietano di
di modificare questo software se questo software ha delle misure tecniche che lo impediscono. Nel momento in cui perdo il controllo di questo software, perdo anche il controllo a riparare questo oggetto. Per esempio, le auto di Tesla hanno una quantità molto seria di software dentro che ne controlla ogni aspetto. Se non ho il controllo di questo software, nella pratica non le posso riparare. Per cui devo necessariamente affidarmi al produttore per ogni intervento tecnico. L'IoT dipende dal software. Se il produttore decide di non aggiornare più il software, io non posso fare niente. Per cui propongo questa idea. Un oggetto IoT deve avere software che sia libero e modificabile da chi lo acquista. Anche per l'IoT è estremamente importante il discorso della sicurezza, che è l'unico momento in questa presentazione in cui lo toccherò, perché se ne potrebbe parlare per ore dei problemi di sicurezza degli oggetti Internet of Things che abbiamo già visto fino ad ora. In generale, un qualsiasi dispositivo informatico che avrà dei problemi di sicurezza è abbastanza inevitabile, dato quello che è lo stato di questa industria. E l'unica soluzione nota è, pazientemente, una volta individuati i problemi di sicurezza, risolverli e aggiornarli. Si torna al punto, che prevede che, qualcuno debba fare cioè qualcuno voglia fare gli aggiornamenti, di questi software. Se non lo fa il produttore, devo poterlo fare io. Questi aggiornamenti ovviamente devono essere automatici, non ci si può affidare alla, tra virgolette, buona volontà del consumatore per aggiornare il firmware del proprio frigorifero in modo che non sia utilizzato per inviare spam. Deve succedere automaticamente. Abbiamo già visto, ampiamente questo problema con tutti i router, modem domestici che vengono forniti dai produttori. Più o meno pieni di bug in genere più. E se non hanno un meccanismo di aggiornamenti automatici, rimarranno pieni di bug per tutta la loro vita, che è un problema per chi li compra, ma è un problema di sicurezza pubblica, perché un router che ha un name server promiscuo aperto sull'interfaccia esterna verrà ovviamente utilizzato per creare attacchi amplificazione e riflessione, che sono un problema di tutto il resto di internet, non semplicemente di chi ha quell'oggetto che gli viene rubato un pochino di banda. Inoltre, se solo il produttore dell'oggetto può rilasciare aggiornamenti del software, questo controlla completamente il mercato secondario. Torniamo all'esempio di Tesla. Se voi, nessuno vi vieta, se possedete un'auto di Tesla, di venderla. Il problema è che se voi comprate un'auto Tesla di seconda mano, voi non avete comprato la licenza del software, non è trasferibile, non esistono leggi che obblighino a rendere trasferibile la licenza di un software. Per cui vi siete comprati una macchina bellissima di cui non potete aggiornare il software, che prima o poi andrà aggiornato. L'unico modo per farlo è rivolgersi al produttore, che vi chiederà una cifra che non, diciamo, rende più conveniente comprare un'auto nuova. Ma questa cosa non se l'è inventata Tesla. Se io compro da Cisco un router non, intendo, se io compro un router di Cisco di seconda mano, non ho comprato la licenza di AOS. Devo poi rivolgermi a Cisco per acquistare la licenza del software di questo router. Problema, Cisco vorrà uno sproposito di soldi per vendermi la licenza perché io non gli ho comprato contemporaneamente anche l'hardware. Si torna alla questione dei modelli commerciali. A questo punto, se mi compro un oggetto di cui non posseggo il software, mi conviene davvero comprarlo? Potrebbe avere più senso noleggiarlo, per cui magari se si rompe mi viene sostituito in garanzia dal fornitore. Dopo un certo numero di anni il fornitore può
sostituirmelo perché si sarà organizzato economicamente e tecnologicamente per farlo. Per cui potrei avere dei vantaggi io, potrebbe avere dei vantaggi il produttore di questi oggetti che avrà invece che un guadagno una tantum, un guadagno che dura per tutta la vita dell'oggetto. Questo è quello che vorrebbe fare Tesla. Quando acquistate un'auto di Tesla, voi non è che proprio acquistate le batterie. C'è un discorso molto più complicato. Quando acquistate un libro di carta, per fare un esempio collegato che non è proprio Internet of Things, ma pone gli stessi problemi, voi ci potete fare quello che volete, lo potete prestare, regalare, farne coriandoli. Se comprate un ebook, avete comprato la licenza per leggere quell'ebook. Già copiarlo può essere tecnicamente complicato, molto probabilmente non potete venderlo, probabilmente non potete lasciarlo in eredità a qualcuno. E anche questo è una questione piuttosto importante, che fino ad ora si è posta poco. Per motivi demografici, nei prossimi anni inizierà ad essere rilevante che la gente erediterà un'automobile, ma non il software che la fa funzionare. Come la mettiamo? Bisognerà trovare una soluzione a questi punti. Potrebbe essere una soluzione più o meno equa per il consumatore. È una questione che andrà studiata. Se ci sono domande, sono a vostra disposizione. Questa presentazione sarà tra poco online sul mio sito, che potete trovare facilmente cercando il mio nome con Google, grazie Google. Se no, qui c'è anche una piccola bibliografia essenziale, un utilissimo account Twitter che tutti i giorni vi propone esempi di oggetti Internet of Things di qualità discutibile e alcuni articoli in cui questi temi vengono trattati. Se ci sono domande, sono a disposizione. Grazie.